Confartigianato Ancona, oggi Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, compie 70 anni e per celebrare questo traguardo importante non solo dal punto di vista anagrafico, ma anche perché coincide con una fase di profondi cambiamenti che toccano l'economia e ancor più la società, ha messo in atto una serie di iniziative di diverso tipo. A dare l'avvio delle celebrazioni, un pomeriggio dedicato alla presentazione del volume che racconta la storia della Confartigianato, le origini, le sfide, le conquiste e le difficoltà vissute, e alla presenza del consiglio direttivo l'evento Dialogo verso il futuro, che ha visto Graziano Sabatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato, il presidente della regione Francesco Acquaroli e il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, confrontarsi sul futuro del territorio e delle imprese. 70 anni sono stati un'avventura, perlomeno quelli che ho vissuto io, che sono gli ultimi 42 in questa associazione. Però è un grande orgoglio, una grande soddisfazione, perché vedere un'associazione che ha saputo adattarsi ai tempi, adattarsi alle esigenze che mutavano continuamente e che continuano a mutare continuamente, e vedere i soci che sono cresciuti, vedere come è cresciuta tutta la struttura, è un motivo di grande orgoglio per me rappresentarla oggi, ma credo che portiamo avanti con molta soddisfazione il lavoro anche di chi ci ha preceduto, e questa era un po' l'occasione per testimoniare, insomma, il grande impegno che c'è sempre stato nella nostra associazione di tutti quelli che sono stati i dirigenti, ma anche di tutti i collaboratori di questa associazione. E tra qualche giorno infatti festeggeremo con tutti i dipendenti, il 22 festeggeremo, ci sarà una serata proprio con tutti i dipendenti per festeggiare e ricordare loro, insomma, che lavorano in una grande struttura. Obiettivo: il futuro e i giovani, il loro lavoro e lo sviluppo delle imprese. È l'impegno che ci siamo dati come obiettivo, a partire dalla scuola per imprenditori, che come sapete ormai sta andando avanti da 18 anni, e cercare di dare una visione ai giovani per capire che la vita e lo sviluppo della persona, lo sviluppo economico, va basato sul lavoro. E il lavoro artigiano oggi è un lavoro che merita grandissimo rispetto, perché è un lavoro che necessita di formazione, necessita di professionalità, e noi vogliamo contribuire a fare questo, insomma, fare in modo che i giovani siano preparati ad affrontare le sfide, nonostante avere a disposizione una piccola azienda, ma queste piccole aziende oggi possono competere con il mondo. Questo è il nostro impegno, dare loro la speranza che possono veramente dire la loro dal punto di vista economico. Abbiamo riflettuto se e come organizzare un evento, un'iniziativa così importante, perché 70 anni di un'associazione di categoria sono importanti e va data un'attenzione, consapevoli del contesto economico che stiamo vivendo. Quindi le imprese in questo momento sono in difficoltà, vivono tante complessità, alcuni settori veramente oggi più di ieri stanno soffrendo, e quindi noi l'attività sindacale la portiamo avanti quotidianamente, parliamo con la regione, con le istituzioni, attenzionando i problemi. Uno dei problemi che noi riscontriamo è quello un po' della coesione sociale, del senso della famiglia, una grande attenzione ai giovani. Quindi abbiamo voluto affrontare in queste iniziative un aspetto diverso, differente, che è quello di vedere l'associazione come un attore sociale, in quanto l'economia non ha senso se non è correlata a una visione sociale e una coesione sociale. E tutti questi appuntamenti saranno declinati su questo tema. Oggi abbiamo anche l'onore di avere sia il Presidente della Regione che il magnifico Rettore con cui fare delle riflessioni. Abbiamo qui presenti 180 imprenditori, dirigenti di Confartigianato, che interrogheranno gli attori istituzionali o dell'università e il mondo dell'economia per riflettere sulle prospettive future e sulle dinamiche da affrontare con maggiore priorità. A partire da? Quello di questa sera è affrontare il tema di unire. Lo slogan di questi 70 anni è Confartigianato, l'impresa di unire, quindi affronteremo dei temi che riguardano le varie generazioni. Il nostro principale obiettivo è quello di aiutare i giovani a mantenere un futuro per questa regione, per questo territorio e per questa economia, ma questa sera in particolare partiremo con affrontare alcune dinamiche economiche e
affronteremo insieme agli attori istituzionali le priorità secondo Confartigianato. Sicuramente ci sono tanti aspetti, quello di alcuni comparti che vivono un momento di grande difficoltà come quello della moda per esempio, e cosa fare, come organizzarsi. Il tema del turismo è sempre centrale, e c'è anche il tema della sanità che vive comunque delle riflessioni anche dal punto di vista del mondo imprenditoriale. Si affronterà anche il tema dei giovani, come aiutare i giovani ad appassionarsi al mondo del lavoro, e questo è un tema che Confartigianato sta portando avanti e che porterà avanti in questi eventi. Per il rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori, il primo a guardare alle micro e piccole imprese come imprese vere e proprie e ad avvicinarle all'università con una formazione specifica che ha visto, tra l'altro, la realizzazione in collaborazione con Confartigianato di 19 edizioni della Scuola per Imprenditori, l'occasione per evidenziare ruoli e strategia nel percorso di crescita. Questo è un esempio di collaborazione, ma il punto fondamentale era quello di aprire l'università al sistema delle piccole e micro imprese, no? Perché per molti anni l'università era, direi, vocazionalmente orientata al sistema delle imprese di dimensioni maggiori. Invece abbiamo iniziato all'inizio con difficoltà, Perché? Perché c'è un tema che è fondamentale, è quello del linguaggio, della condivisione, degli strumenti. E il punto fondamentale è che tu non puoi prendere gli strumenti che utilizzi per la grande impresa e li modifichi e li adatti al sistema della piccola impresa, ma devi innanzitutto progettare un nuovo approccio e anche nuovi strumenti per quella tipologia di impresa. Quindi diciamo che il contributo credo che abbiamo provato a dare, poi dovranno dire gli utilizzatori se hanno trovato utile quello che abbiamo fatto, è stato proprio quello, cioè ragionare cercando di condividere, sviluppare modelli, strumenti ad hoc e poi utilizzare degli strumenti di comunicazione, di relazione nuovi, no? Perché? Perché è chiaro che non puoi fare una formazione teorica e basta, ma quel tipo di formazione deve essere fortemente accompagnata a degli esempi, a delle attività, a un'operatività che non necessariamente nell'attività formativa la riscontri. Quindi anche da questo punto di vista c'è un'evoluzione molto forte. Io dico, in questi casi, noi abbiamo provato a dare, ma abbiamo anche ricevuto, no? Perché la possibilità di riflettere sulle problematiche, che credetemi, di una piccola impresa sono molto simili a quelli di una grande, grandissima impresa. Solo che gli strumenti sono diversi, ma concettualmente le problematiche sono le stesse. Ecco, Confartigianato festeggia 70 anni, la sfida qual è per i prossimi? Beh, ovviamente non riguarderà me, però pensare ai prossimi 70 anni, cioè a ragionare cercando di capire quello che puoi fare in termini di utilità. Che cosa ho visto? Ho visto una velocità sempre più rapida e quindi la necessità di adattarti, una multidisciplinarità sempre più forte, quindi mettere insieme competenze diverse, e non perdere di vista quelli che sono i grandi cambiamenti. Ci siamo occupati ad esempio di sostenibilità, di transizione digitale per questa tipologia di imprese, di nuovo, ecco, uno dei temi che emerge in Trend Marche è che molte piccole imprese si sentono fortemente sostenibili, però poi vai a verificare che cosa fanno, ti accorgi che hanno sì migliorato un po', ma c'è da fare tantissimo, perché l'approccio che viene utilizzato è alla fine del processo e quindi il riciclo, ma non in termini di progettazione. Per cui da fare ce n'è tantissimo. Confartigianato si pone come un attore sociale, oltre che economico, non solo come un'aggregazione di imprese, ma come un'unione di persone e intende lavorare per il benessere delle comunità. Ecco perché è fondamentale il dialogo con le istituzioni, in questo caso rappresentate dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. 70 anni di vicinanza alle piccole e medie imprese, vicinanza al nostro territorio, una storia molto importante che ha consentito non solo la crescita ma anche l'aggregazione della nostra struttura economica, e devo dire che lo ha fatto con un grande senso di responsabilità istituzionale, perché nel dialogo con le istituzioni Confartigianato è stata sempre protagonista. Dialogo che deve esserci. La concertazione è fondamentale. Oggi può sembrare retorico, ma l'elemento discriminante, cioè quello che riesce col patrimonio disponibile a fare valore aggiunto, perché quando si riesce a mettere insieme il mondo delle imprese, il mondo delle istituzioni,
nel dialogo si riesce ad utilizzare al meglio le forze che noi abbiamo a disposizione, cercando di anche invertire un trend culturale che nella nostra regione, la regione dei Campanili, vede ogni città, ogni territorio un po' a sé stante. Ecco, quello della concertazione, del confronto, della sinergia è un aspetto fondamentale e devo dire che quando ci possiamo sedere sui tavoli emergono sempre non solo novità, idee e anche grande capacità di affrontare le problematiche che i nostri settori hanno, ma riesce ad emergere quel valore aggiunto, quella consapevolezza che è fondamentale per portare la nostra regione ad attraversare una fase complessa, ma anche per dare risposte concrete e una prospettiva di futuro all'altezza della nostra storia.